Di nuovo nel mio laboratorio. Oggi vi voglio spiegare come praticamente dalla trasformazione di questo garage dove tenevo la macchina al laboratorio ho gestito il discorso dei mensoloni, quella specie di soppalco dove poi io ho applicato dei LED sotto per illuminare, che prima era montato con delle staffe. Avete presente quelle che si trovano, le classiche staffe a L con la rompitratta che si trovano in qualsiasi negozio, tipo Brico, tipo Leroy Merlin, quelle cose lì. Naturalmente, creando la boiserie in doghe per applicare gli attrezzi, tutte quante le staffe mi ostacolavano. E allora ho pensato di invertire la cosa. Perché non fare dei tiranti da soffitto? Considerando il fatto che io qui, tra le altre cose, ho anche la fortuna di avere un quasi 3 metri di altezza e praticamente tutto cemento armato. Allora mi sono inventato questo sistema. Adesso io mi sposto con l'inquadratura un attimo, tanto perché così capite bene anche quello che sto facendo stamattina, nel senso. Allora, come ho fatto a costruire queste staffe? All'interno di questi montanti in legno, che non è altro che un multistrato da praticamente 8 mm, il quale sono andato a creare una scatola, perché all'interno, adesso io, all'interno, vediamo se riesco a non uccidermi, perché siccome che molti di voi mi hanno chiesto. Anzi, facciamo, sì, facciamo così, forse lo si vede così. All'interno c'è una barra filettata che è ancorata al soffitto. Vedete, è una scatola da 8 mm, tanto per nascondere la barra filetto, però che dà la sensazione come se fosse un trave. Eccolo là. Poi sotto naturalmente sfocia nella parte inferiore del mensolone, lì c'è anche una bella ragnatela indiretta, devo pulire, e c'è un dado con una rondella abbastanza grande che mi fa da bloccante. Naturalmente la vite con il bullone con la rondella e la testa della bara filettata erano fastidiose da vedere, allora ho creato quel tappo in legno lì. Fresato all'interno, ho fatto una scodellina con il trapano a colonna e ho incollato il tappo sotto, quindi è come se esteticamente si vedesse che il trave sfocia intero all'interno del mensolone e l'effetto mi è sembrato piuttosto carino. Quello che sto facendo stamattina, se osservate, vedete che c'è un cavo d'acciaio lì? Eccolo lì, quello che avevo già pubblicato qualche foto tempo fa. Per naturalmente mascherare sia alla vista e sia per la polvere. Sono delle semplici tende create dalla mia santa suocera e quindi il discorso verrà completamente chiuso nella parte superiore. Qui manca naturalmente il montante centrale perché lì c'è un armadio e quindi non potevo, non avendo il mensolone, non aveva senso che montassi un travetto, e allora gli farò una staffetta in metallo che andrà praticamente fissata. Aspettate, eccolo lì. Che andrà praticamente fissata a soffitto dove passerà comunque il cavo e mi farà da reggicavo centrale, da rompitrata, passerà il cavo d'acciaio che andrà a fissarsi sull'altra parete del muro. Questo è quanto. In tanti di voi mi hanno chiesto come hai fatto a sospendere. Ok, ecco, adesso avete capito il sistema. Prima le staffe mi ostacolavano per fare il facciavista sotto, ora i tiranti tutti da sopra. Naturalmente, beh, vi avevo già comunque postato delle foto. Il tirante del cavo d'acciaio non è altro che un tassello diametro 12 a occhiello da una parte, su una parete, sull'altra parete l'avevo già preparato, ma ce l'ho su
sull'altra parete praticamente il cavo d'acciaio, eccolo qua, cosa molto elementare, il cavo d'acciaio che praticamente su una parete mi entra nell'occhiello, mi fa il giro e viene praticamente morsettato con un morsettino in acciaio, eccolo qua, niente di più semplice. Dall'altra parte avrò comunque l'occhiello montato sulla parete e andrò a montare un registro, un tirante, non un registro, un tirante di quelli che hanno praticamente, non so se li conoscete, ma sono comunemente recuperabili in qualsiasi, come dicevo prima, brico. È un tirante che ha il filetto dritto rovescio praticamente, più allento e più i ganci si distanziano, più vado a tirare e più, anche perché era l'unico sistema per mettere in tensione il cavo in maniera che le tende non, sarebbe brutto fissare il cavo lì a mano e poi vedere le tende che fanno da trave a trave, fanno l'arco, no? E allora è un sistema buonissimo per mettere in tensione il cavo. Questo è il molto semplice, molto, molto, molto elementare, diciamo, la cosa. Quello che mi è piaciuto molto è il fatto di aver pensato che non serviva, perché all'inizio pensavo a un trave, a un muraletto, a un qualcosa di solido, che poi dovevo comunque filettare, dovevo comunque crearmi l'attacco sotto e sopra. Bara, filetto, scatola a nascondere, esteticamente è la stessa cosa e credetemi, una bara filettata fissata a soffitto con un tassello in metallo e passante con dado e rondella ci si può appendere, cioè a quel mensolone lì ci si può camminare sopra. Lungo il muro invece è stato montato un angolare in alluminio, un estruso in alluminio da 4x, mi sembra sia un 4x4, forse sì. Un 4x4 in alluminio fissato qui tasselli a muro e il mensolone in battuta sopra e il gioco è stato fatto. Bene, credo di avervi spiegato abbastanza bene la cosa. Ora termino di mettere in tensione i cavi e farmi la parte qua che è ancora da fare e poi posterò anche le foto del lavoro completo. Premetto che stamattina sono un po' giù di voce. Premetto che il gancetto in plastica, allora di questi per le tende esistono anche in metallo, montato su bara filetto, su cavo in acciaio. Ecco, quello che è importante, il cavo in acciaio deve essere nudo, non guainato, se no la plastica del gancetto non scorre. Anche se si montasse il gancio in metallo ha difficoltà a scorrere, perché questo esiste anche guainato trasparente. Pensavo fosse debole, sostanzialmente la tenda corre sul gancio che ho provato prima, quelle già montate, che è una meraviglia. Poi ovvio che se la tenda la si usa tutti i giorni, questo sarebbe un po' deboluccio, perché magari va col tempo a segarsi sul cavo d'acciaio. Però per quello che diciamo serve per prendere qualcosa ogni tanto apri e chiudi, il gancetto in plastica diciamo che è più che sufficiente, è una cosa ben fatta, insomma, ecco. Bene ragazzi, il solito mio detto che faccio, che vi raccomando ogni volta che finisco un video è: non smettete mai di inventare, anche se queste sono delle piccole sciocchezze, non è importante quale sia l'entità del lavoro che state facendo, ma la mente facciamola sempre lavorare, è una cosa meravigliosa. E l'unica cosa che mi resta da fare è salutarvi, augurarvi un buon proseguo, una buona continuazione di idee e mi auguro di essere stato un pochino simpatico anche oggi. Ciao ragazzi!